Oggi a News Hour, bilancio positivo per il primo Festival Sport Story a Foggia. Importante iniziativa a Cerignola tra Solidarietà e Vespa. Esclusiva News Hour, intervista al presidente Vivav provinciale Pat sulla nuova stagione pallavolistica. Buon pomeriggio, benvenuti dunque a News Hour, il nuovo appuntamento con l'informazione di metà giornata di Speciale News. Affiancheremo le notizie più importanti che stanno avvenendo in questi minuti alle storie che vi racconteremo e che avete già sentito nei titoli. Subito però apriamo con l'emergenza migranti, perché c'è stato un duro intervento del segretario generale della CEI, Monsignor Galantino, al convegno della CISL sui migranti. È necessario un ruolo maggiormente incisivo di un'Europa, invece purtroppo molto debole e cieca, che consente di continuare ad erigere muri. Fondamentale è anche l'integrazione, dice Monsignor Galantino, perché accogliere, nonostante l'Italia lo faccia anche piuttosto bene, non basta. Non si possono salvare le persone e poi non offrirgli una possibilità di futuro. Avremo modo di parlarne nel telegiornale della sera delle 19. Adesso la prima storia di oggi. Bilancio positivo per la prima edizione di Foggia Festival Sport Story, realizzato dalla Fondazione Banca del Monte con il patrocinio del Comune di Foggia. Per 3 giorni, da venerdì a sabato scorso, atleti e giornalisti hanno animato la kermesse. L'obiettivo, sin dal prossimo anno, è di coinvolgere di più i giovani e parlare di sport nei fatti e non con superficialità. Sentiamo insieme questa prima storia di oggi. Si tirano le somme per il primo Festival Sport Story a Foggia, organizzato dalla Fondazione Banca del Monte e di Foggia in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura. A farlo è stato il presidente della stessa fondazione, Saverio Russo. Esperienza entusiasmante, ha detto, attirare l'attenzione e la partecipazione di nuovi pubblici alle nuove iniziative che vogliono stimolare il dibattito culturale, ma anche la lettura sul nostro territorio. La presenza di campioni azzurri e giornalisti è stata sicuramente interessante. Hanno raccontato libri e storie su come si vive lo sport dall'interno. Per la prossima edizione punteremo soprattutto su una platea di giovani che non devono sentirsi distanti dal dibattito e dalla riflessione su temi che sono di interesse comune, ma che spesso vengono affrontati con superficialità e scarsa attenzione. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Foggia Landella, che ha detto che tutto ciò aiuta a superare alcuni modi banali e inaccettabili di vivere lo sport. Parliamo adesso della visita a sorpresa di Papa Francesco, avvenuta oggi ad Amatrice in forma privata. Il Papa si è recato nella città colpita dal terremoto dello scorso 24 agosto. Ha incontrato insieme al Vescovo di Rieti il sindaco Pirozzi e i bambini delle scuole elementari e medie. Li ha abbracciati ad uno, poi è andato nella pericolosa zona rossa e si è fermato per qualche minuto a pregare. Poi ha detto: non ho voluto dare fastidio perché c'erano molte cose da fare. Le mie preghiere con voi ci sono sempre, ha detto il pontefice, ma ha anche detto che farà di tutto per fare in modo che non soltanto la preghiera sia confortante, ma anche chi dovrà ricostruire questa città. Seconda storia di oggi che ci porta a Cerignola, in provincia di Foggia, 69.000 abitanti. È una bella storia quella che vogliamo raccontarvi. Spesso questa città, quando la si accosta per la cronaca nera, fa notizia, ma quando si tratta di solidarietà, troppo spesso non se ne parla oppure viene relegata ai margini delle notizie. La storia che vi raccontiamo è significativa perché unisce chi è affetto da autismo e i motori mitici della Vespa, uniti in un progetto solidale. Vediamolo insieme.
Fra i tanti avvenimenti che si sono susseguiti nell'arco del fine settimana appena trascorso, uno risulta particolarmente degno di essere rilevato. Si tratta della terza edizione dell'iniziativa L'autismo sale in Vespa, promossa dall'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici e dall'Associazione Sanguis Francisci, a cui aderiscono altre associazioni e tanti Vespa Club italiani. Per quanto riguarda invece Cerignola, proprio la locale sede del Vespa Club ha aderito a questa importante iniziativa. Infatti una delegazione ofantina ha ricevuto il team composto appunto da questi vespisti che sono arrivati nella giornata di sabato ad accogliere il segretario Giuseppe Lopopolo, che in una dichiarazione rilasciata alla notizia web.it dice: questo giro ha coinvolto molti Vespa Club italiani, isole comprese, per raccogliere fondi in sostegno delle persone affette da autismo. I nostri amici hanno iniziato questo giro partendo da Santo Spirito lo scorso 3 settembre e l'itinerario si è concluso a Barletta. Il Vespa Club di Cerignola ha dato il suo contributo con dei fondi raccolti grazie a una cena sociale organizzata lo scorso dicembre. Mimmo Siena, Speciale News. Adesso parliamo della prossima storia di oggi. Tra qualche settimana cominceranno i campionati di pallavolo. Le attese sono tutte per Libera Virtus Donne e Udas Volley Uomini in Serie B. C'è stata la presentazione giovedì scorso della pallavolo Cerignola, che militerà nel prossimo campionato di Serie C. L'occasione è stata importante per avvicinare il presidente provinciale della Vivab, Luciano Pat. In esclusiva per News Hour con lui abbiamo parlato a 360 gradi della stagione che sta per cominciare e le aspettative. Sentiamo insieme. Presidente provinciale della FIBAB, allora lei è stato qui per questa presentazione della squadra della pallavolo Cerignola che disputerà questo bellissimo campionato di Serie C. In generale, come si presenta la pallavolo provinciale per questa nuova stagione? Abbiamo delle squadre ai vertici, sia di campionati nazionali e di regionali, e poi chiaramente abbiamo su tutti i campionati di categoria. Abbiamo la bellezza di 21 società nostre, soltanto di Foggia, che dovranno rispettare gli impegni che hanno preso già negli anni scorsi e poi soprattutto poter affrontare degnamente con i loro atleti e con i loro atleti i campionati che vengono richiesti ai ragazzi che frequentano la società sportiva. E sono quattro squadre che abbiamo ai vertici fra maschile e femminile nella B, nella C ne abbiamo altri due, sia maschile che femminile, e poi abbiamo sia a livello regionale come di prima divisione a livello nostro provinciale, su un territorio che è un botto più vasto perché già stiamo lavorando in collaborazione con Bari. Quando dalla prossima stagione, da gennaio soprattutto, ci sarà un unico territorio di pallavolo Bari-Foggia. E quindi si affronterà insieme tutti i vari campionati, sia regionali che provinciali. Prima di chiudere, un aggiornamento dedicato all'economia per vedere come sta andando la borsa di Milano a quest'ora. Dunque, per il BTSE e MIB siamo allo 0,20% positivo. Per quanto riguarda invece lo share, meno 0,05. Bene, tutto per quanto concerne questo primo appuntamento con News Hour ore 14. Vi ringraziamo per averci seguito, cercheremo di migliorare ogni giorno per darvi un prodotto giornalistico il più completo possibile. Prossima edizione del telegiornale questa sera alle 19. A tutti voi, buon pomeriggio. Audio Jungle.